Salve a tutti ragazzi, qui è Andressa e siamo su un nuovo video di Pokémon Luna, la serie più figa che ci sia. Questo dovrebbe essere, anzi, è il 21esimo episodio per questa bellissima serie. Ormai siamo quasi a metà, se non erro, se non... sì, quasi a metà. Nella scorsa parte avevamo esplorato l'Ether Paradise con la sua intrigante, da tutti i punti di vista, direttrice della fondazione, ovvero Samina, la MILF. Ed ha fatto la sua comparsa anche un'ultra creatura, Nihilego, che abbiamo sconfitto in men che non si dica. Siamo arrivati ad Ula Ula, abbiamo sconfitto anche Aul, il nostro acerrimo rivale, tra virgolette, visto che è sempre lì che se la ride, anche se gli cade. Gli cadono 50 euro, lui è lì che ride. Comunque, a prescindere, dobbiamo in questa parte andare in questo bellissimo giardino che non si può passare. Non so perché, non so perché non si può passare. Ah, dobbiamo fare un giro al largo, ci dice. Quindi ci sta anche dando degli ordini, pazzesco. Comunque, guardate questo giardino, che bello che è, pazzesco, non ci credo. Molto, ma molto bello. Qua c'è uno Slowpoke. Slowpoke. Eccolo qua. Ciao Slowpoke. Vediamo il marmocchio che c'è. Pazzesco. Vabbè, insomma, dobbiamo gironzolare per di qua. C'è un allenatore che ci sfida. Va bene. Siamo pronti alla sfida di questo gioco. Facciamo una foto ricordo con te, che perdi. Molto molto simpatico questo allenatore, come simpatico come un calcio nelle Pokéball. Ok, a parte la sfida di Marcello Vacanziere, che manda in campo Persian, non forma Alola, quindi è di tipo normale. Noi mandiamo Furia, il cavallo del West, eccolo qua, mastodontico lui, pazzesco. E vabbè, insomma, dobbiamo fare fuori Persian e lo faremo fuori immediatamente con Forza Equina. Lui usa Sfuriate, ma non credo che ci faccia malissimo, anzi. La sopportazione di Furia è una cosa pazzesca, l'abbiamo detto, lo diremo sempre, lo dirò in continuazione, che Masdel ha questa abilità, sopportazione appunto, che gli sale la difesa appena viene attaccato, per cui perfetto. Facci pure Sfuriate, ragazzo mio, caro felino. Che adesso andrai dal veterinario per farti curare. Però basta con queste sfuriate, prima mi ha esacerbato l'anima, quindi dai, cerchiamo di finirla qua, grazie. Per fortuna, speriamo sia finita. Comunque vi chiedo, come al solito, di scrivermi qua sotto nei commenti con hashtag Ultrasole d'Ultraluna, se volete che vi porti da dicembre ultra sole ultra luna. Mi sto già mobilitando per questo, comunque sia, anche perché i giochi usciranno a metà novembre e quindi è giusto prepararsi in tempo. Nel frattempo non ho messo ancora nell'overlay qua sotto, nella schermata qua sotto, Rocky, ovvero Crowbowler, che vuole imparare Cresci Pugno. E glielo facciamo imparare al posto di Fulmi Sguardo. E comunque adesso l'ho imparato al posto di appunto, ha imparato Cresci Pugno, che è una mossa lotta, quindi è stab. Nel frattempo lui ha messo Marowak. Noi gli facciamo sempre Forza Equina a questo Marowak, ovviamente, così lo shottiamo subito, credo proprio di sì. No, no, fuoco all'energia, attenzione che lui potrebbe anche fare male. Attenzione, noi gli facciamo pestone comunque. Dovremmo shottarlo, infatti è così.
Marowak ci saluta. Non è, questo Marowak non è di forma Alola. Quindi deduco questo vacanziere sia di canto, perché aveva due Pokémon tipo canto. Nel frattempo Furia sale a livello 32, molto molto bene. Ed ovviamente i punti esperienza vengono condivisi anche con gli altri del team. Del team, fantastico, del team. E quindi adesso possiamo andare avanti, vediamo cosa c'è, scrutiamo in questo parco per vedere se c'è qualcos'altro, magari c'è qualche strumento interessante. Guardate che bella comunque, che bello che è l'arto, il panorama che ci circonda, bellissimo questo giardino fatato, molto molto bello. Vediamo cosa troviamo nell'erba, che è un po' che non troviamo, ecco, ti pareva. Tra tutte le cose belle che volevo dire, e troviamo un Ledian insulso ed inutile. E direi che possiamo anche lasciarlo lì per il suo bene, se non vuole andare anche lui dall'infermiera Joy. Tentativo di fuga fallito. Pazzesco, non ci credo. Usa vento argenteo. Non ci fa la masta. E dai, che non c'ho voglia di perdere tempo con un Ledian inutile. Ovviamente, tanto inutile qui, quanto inutile in Pokémon Go, Ledian. Perché è veramente inutile in Pokémon Go. Detto ciò, mi sono fatto un assist per dirvi di seguire anche gli episodi, di andarvi a vedere gli episodi precedenti di Pokémon Go. L'ultimo che ho caricato dovrebbe essere quello di Entei al 100%, che abbiamo potenziato al massimo, fino al 3000 e passa. Quindi andatevelo a vedere se siete dei Pokéfanatici come me. Ma vedrete ulteriori video anche perché dobbiamo ancora fare Suicune. Devo portarvi ancora un raid di Suicune, per cui state sempre allerta perché usciranno video. Comunque questa è una serie che uscirà sempre il lunedì. Il mercoledì ed il giovedì. Sempre alle 14. Nel frattempo andiamo a pescare. Non pensavo si potesse pescare. Stiamo perdendo tempo così dal nulla. Ci stiamo perdendo in frivolezze. Abbiamo trovato solo un Magikarp selvatico. Che noi non ce ne facciamo una beata minchia di un Magikarp. Sinceramente, con questo amo vecchio che ci hanno dato. Per di più, Magikarp a livello 12. Se mi fa non ci fa scappare, lo avrei shottato assolutamente. Ok, possiamo finalmente andare avanti. Finalmente direi, ok. Andiamo all'altra sponda, visto che Ao ci ha dato l'ordine di andare di qua, di là, di su, di giù. Lui guarda al centro e che ci dà gli ordini. Sto qua pazzesco, non ci credo. Ok, troviamo qualcosa nell'erba alta. Un Araquanid. Attenzione, Araquanid. Non mi dispiacerebbe, però non me ne frega una mazza. Cioè, non mi dispiacerebbe, non è un brutto Pokémon. Però non, lo lasciamo lì, questo ragno con il casco in testa. Ok, andiamo dall'altra parte. Questa parte l'abbiamo appena fatta, quindi vi direi di andare nella parte sinistra del parco, vediamo se c'è qualcosa di interessante. Speriamo di sì. C'è un marmocchietto e poi una mazza. Qua c'è tutta l'erba. Vediamo se qua. Ecco là che ci ferma sto marmocchio del Pio. Ok, oggi sono venuta a fare una passeggiata insieme al mio Pokémon. Quindi dovrebbe avere un Pokémon. Teoricamente, ma insomma, vedremo in questa parte che cos'ha questa marmocchietta. Non è un marmocchietto, ovvero un Vania la bimba. Pazzesco, dopo mi dicono Andrea, te la prendi con i bambini, ma qua non è colpa mia, manda Cleffa, poi figurati. Non c'è cosa migliore per il nostro Masdegli, anzi dopo è meglio se cambiamo un po' l'ordine dei Pokémon, perché usiamo sempre Furia, che insomma va bene, ma fino a un certo punto dobbiamo anche far salire gli altri di livello, non solo Masdi. Cleffa ci saluta e ci saluterà anche l'infermiera Joy. 181 di esperienza, quindi praticamente non ci ha dato niente di esperienza. Vania Bimba esulta, vabbè, scialla. Contenta lei, contenti tutti, andrà a trovare anche lei l'infermiera Joy.
Andiamo avanti, vediamo se c'è qualcosa di più interessante dopo Vani e la bimba. C'è questo qua. L'acqua è molto pulita. Chissà se ci sono Pokémon nascosti tra gli scogli sott'acqua. Tra gli scogli sott'acqua. Ok, non ci ha detto una mazza di. Non ci ha detto niente di interessante. E quindi possiamo continuare il nostro percorso qua. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Non mi sembra. Spererei di non trovare. Ok. Spero di non trovare Pokémon, quindi passiamo il versante, andiamo verso il centro e c'è questa ragazza che sta scrutando il laghetto. Quale sarà mai il segreto del laghetto del giardino? Se non lo sai te, io non lo posso sapere. Andiamo avanti, comunque è molto molto bello. Ha la forma di un Pokémon questo laghetto, se non erro. Sembra Zygarde, non vorrei dire una bomba. Però sembra sì Zygarde, comunque vabbè, scialla. Vediamo se Au è ancora qua. Vediamo cosa ci dice. Ho sentito dire che qui in chiosco ci sono prendere del tè. Vabbè, noi stiamo facendo il giro del perdono, non so dove devo andare. Adesso vediamo se riusciamo ad andare a questo chiosco. C'è il professor Kukui che ci aspetta, eccolo qua. Perfetto. C'è un Vanillite lì. Cioè, è un poster di un Vanillite. Il professor Kukui si sta rilassando in questo giardino. Tranquillo lui, scialla. Salve professore. Hola professor. Salve, guys. Sembrate davvero contenti. È successo qualcosa di bello? Certo che è successo qualcosa di bello. Potevi venire con noi. Un ultravalco si è aperto. È uscita un'ultracatura in carne ed ossa. Deve dirlo alla professoressa Magnolia. Cosa avete visto? Un ultravarco e un'ultra creatura? Davvero? Meraviglioso. Un altro ottimo motivo per allenarvi come si deve durante il giro delle isole. Chissà se un giorno riusciremo persino ad attraversare gli ultravarchi. Comunque la prossima prova si svolgerà in cima al picco Oculani. Oculani. Se si arriva in autobus, la fermata è al percorso 10. Vogliamo incamminarci? Assolutamente sì, professore. E nel frattempo Au, come al solito, va a mangiare come se non avesse mai mangiato in vita sua. Deve andare a visitare sempre questa casa delle malasode in ogni cavolo di isola. Comunque lui ci saluta, va. Se ne va. Se ne va, per fortuna se ne va. Ciao, ma vai via, ma chi ti vuole? Vai via, basta, è esacerbato, vai via. Oh, lei finalmente se ne va. Definitivamente. E noi quindi dobbiamo Rotom Tom. C'è qualcosa di Mali che mi ricorda la regione di Yoto. Forse la Torre Sprout. Forse la Torre Sprout. Comunque adesso io direi innanzitutto di cambiare un attimo l'ordine dei Pokémon perché Furia è livello 32, mentre Gigio è ancora bassino e quindi lo mettiamo come primo Pokémon qua, anche se sì, ma comunque a livello 30, ma comunque ho dei Pokémon abbastanza allenati, sono abbastanza contento anche perché li abbiamo allenati dopo che abbiamo perso quelle tante volte nelle scorse parti, abbiamo perso 2 volte, abbiamo fallito 2 volte. Allora, nel frattempo c'è, eccola qua. Abbiamo Lilia che ci aspetta qua, che deve parlare con noi. Là intanto ci dovrebbe essere qualcosa di verde, può essere una cellula di Zygarde. Vediamo. Nel frattempo vediamo cosa ci dice Lilia. Noi annuisce. Sì, ecco, vorrei portare Nebulino al tempio di Hula Hula. Solo che si terrorizza in mezzo al deserto. Non vorrei chiederti troppo. Piuttosto, sto andando alla biblioteca di Malì. Là c'è un libro che vorrei leggere. Ti voglio ad aiutarmi a cercarlo? In due faremo prima. La biblioteca di Malì si trova nel centro della città. Persino io dovrei riuscire ad arrivarci senza problemi. Mog! Cosmog si agita in quel cavolo di borsa. Lascialo, liberalo. Porca zozza, pazzesco. Beh, allora andiamo in questa cavolo di roba, in questa alla biblioteca di Malì. Rotom Tom, alla biblioteca di Malì. Possiamo imparare qualcosa di nuovo. Va bene, nel frattempo abbiamo risucchiato una cellula di Zygarde. Non so dove sia questa biblioteca di Malì, sinceramente. Speriamo di trovarla subito.
Frate Borotomo esce dal nulla. Professore. Oddio. Oh, attenzione, c'è un professore. Pazzesco. E che professore è? Ciao Rotom, come va? Stai comodo nel tuo bel Pokédex? Comodissimo, Rotom. Era una domanda, pardon. Ehi là, ciao, mi presento, sono Manuel Hock. Sono ricercatore e mi occupo delle forme regionali dei Pokémon. Tu sei Andrea, giusto? Kukui mi ha parlato di te. Con Rotom, sei in buone mani. Vedrai che ti sarà utile nel giro delle isole. Rotom, che ne dici? Rotom. Rotom se la bulla qua adesso che c'è il professore che gli fa mille lusinghe. Il Pokédex Rotom è stato inventato da un piccolo genio di Kalos. Andres, abbine cura, mi raccomando. Se hai bisogno di me, mi troverai alla biblioteca di Malì. Facci un salto. È un posto interessante. Se non sai come arrivarci, cerca per terra un cerchio nero, un triangolo e un quadrato nero e seguili in ordine. Ti ritroverai proprio davanti alla biblioteca. Beh, cavolo, delle indicazioni migliori non ce le poteva dare questo professor Hock. Manuel Hock, dovrebbe essere il cugino di Samuel Hock. E ci saluta e si addentra in questa Chinatown dei Pokémon. Noi nel frattempo dovremmo andare, anche noi dovremmo andare qua in questa Chinatown dei Pokémon. Dovremmo riuscire anche a trovare questa cavolo di biblioteca che non la vedo. Ok, è qua. Un cerchio o un triangolo. Grazie signora, fammi passare. È un quadrato e siamo davanti alla biblioteca. Eccola qua. Diciamo che le indicazioni di Manuel Hock sono state anche abbastanza utili, stranamente. Questa non ha assolutamente la forma di una biblioteca, ma sembra un'osteria. Osteria numero 20. Parabonzi, ponzi, po. Allora, eccoci qui, mi sono persa di nuovo, scusa. Gira e rigira, sono finita in una calza di vestiti. Ho visto un vestitino carino e siccome era l'ultimo, l'ho comprato. Ma adesso non sono più tanto sicura di avere il coraggio di indossarlo. Pazzesco, te pareva? La commessa è stata gentilissima, mi ha spiegato dove si trova la biblioteca di Malì. In realtà è a due passi dal negozio. Nel frattempo vediamo un Muzzle, mannaggia noi. Muzzle! Pazzesco, Muzzle. Massimo rispetto per Mike. Caspa, che spavento! Oh, questa dovrebbe essere Api. Andres, ci si rivede. Vedo che il tuo giro dell'isola procede bene. I protettori dell'isola devono essere fieri di te. Questa signorina è tua amica. Sì, mi chiamo Lilia. Piacere. Scusa se Masdel ti ha spaventata. Tu non mi sembri il tipo da fare il giro delle isole, o sbaglio? In effetti hai ragione, cara. No, infatti sono qui per visitare il tempio. Sto facendo delle ricerche. Delle ricerche, pazzesco. Però brava, se hai bisogno di una guida puoi contare su di me. Il mio Muzzle è robusto e non avrà problemi a portarci in groppa entrambe. Grazie mille. Entra, esce, va via. Questa cara signora, signorina, sembra una vecchia, cavolo, dall'outfit. Ma che ci sta tutto comunque, con il suo Mazdel. E se ne va. Così Scialla entra in scena, per far prendere paura a Lilia, se ne va. Questa Api è abbastanza controversa anche lei. Non si sa che ruolo avrà. Nel frattempo entriamo nella biblioteca, dopodiché potremmo anche stoppare la parte. Nel frattempo vedo il professor Manuel Locke alla nostra sinistra. Che bella biblioteca. Sto cercando un vecchio libro, voglio ritrovare un'antica leggenda che mi ha raccontato la professoressa Magnolia. Secondo la leggenda, il Pokémon leggendario di Alola proviene da un altro mondo. Va bene, andiamo alla ricerca di questo libro, presumo. Lì è salita al primo piano, andiamo a dare un'occhiata anche noi. Rotom, va bene, andiamo al primo piano, caro Rotom, dopodiché potremo andare in questa cavolo di prova del Pio. Oh, signora che sta cercando, dobbiamo aiutarla a cercare un libro, pazzesco. Non può chiedere in segreteria come faccio io quando vado all'università, pazzesco. C'è questa signorina che se la ride.
non si sa chi sia, non so chi sia. Cercavi questo, signorina? Se vuoi leggerlo, fai pure. Davvero, grazie mille. Bene, abbiamo già trovato il libro, anzi, l'ha trovato questa ragazza, che non so chi sia. Boh, sembra una tipa. Vediamo la luce di Alola. Sembra una tipa strana, anche lei. Nel cielo terso si aprì all'improvviso uno squarcio e apparve una creatura. Fu chiamata la creatura che evoca la luna. Il re di Alola la onorò. La creatura che evoca la luna avvolse il mondo nell'oscurità, sprigionando tutta la sua potenza e sottomise i protettori delle isole. Avvolse nel buio la dinastia di Alola e la guidò verso una vita oltre l'esistenza. I protettori delle isole furono incaricati di vegliare sulla nuova vita generata dalle creature del sole e della luna. La corte riconoscente suonò due flauti davanti all'altare e consacrò quella melodia alla creatura della luna, Lunala. Bella storia. La storia si infittisce, c'è questo Lunala che non si sa da dove venga, se sia un'ultra creatura e tutte queste cavole di robe varie. Nel frattempo questa qua, che non si sa chi sia, sembra una nobile dal coso qua che è in testa, insomma, è una famiglia prestigiosa, ecco, appena detto, ci vedo anch'io abbastanza lungo. Molto, molto bene, quindi questa Lilia ha finalmente trovato quello che doveva sentire e sentire. Si fermerà anche qua. Si fermerà qua e apprendiamo che la prossima prova sarà una prova di tipo elettro, quindi direi abbastanza bene, visto che abbiamo i nostri Pokémon molto, molto preparati a questo. E quindi io direi innanzitutto di uscire da questa biblioteca che ha tutto esteticamente ha tutto fuorché della biblioteca per quanto mi riguarda. Comunque vabbè, scialla. Io direi adesso di uscire da questa Chinatown dei Pokémon. Dopodiché ovviamente stopperemo la parte, visto che insomma si è fatta una certa. E quindi direi che ci possiamo fermare qui. In questa parte abbiamo fatto tante cose, abbiamo visto il giardino, abbiamo incontrato il cugino di Samuel Locke, ovvero Manuel Locke. Siamo andati in biblioteca, abbiamo scoperto qualcosa di più su Lunala. Lilia si fermerà lì e adesso ci accingiamo nella prossima parte ad andare alla prova di tipo elettro. Quindi, che dire, lasciate un like, commentate qui sotto con hashtag Ultrasole Ultraluna, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Qui da Andres è veramente tutto. Ciao a tutti, ragazzi.